Il nostro assistito ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questa scelta difensiva è motivata dalla necessità di considerare un quadro probatorio ancora incompleto. Inoltre, desideriamo comprendere quali elementi stia esaminando la procura. Queste le parole dell'avvocato Andrea Guidi, che insieme al collega Riario Fabbri difende Luis da Silva, senegalese in carcere da luglio con l'accusa di omicidio di Pierina Paganelli. Pierina, ex infermiera, è stata uccisa nei garage del suo condominio a Rimini la sera del 3 ottobre dell'anno scorso. Secondo l'accusa, da Silva avrebbe eliminato la pensionata perché stava per scoprire la sua relazione extraconiugale con la nuora, Manuela Bianchi. Se questa tresca fosse divenuta di dominio pubblico, Luis avrebbe rischiato di perdere tutto: moglie, amante, denaro e reputazione. Tutti i protagonisti di questa tragica vicenda, compresa la vittima, abitavano nello stesso pianerottolo di una palazzina al Civico 31 di Via del Ciclamino. La settimana scorsa, la procura di Rimini ha deciso di ascoltare nuovamente il senegalese con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti della sua versione dei fatti. Come spiegato dagli avvocati, da Silva si è avvalso della facoltà di non rispondere, rimanendo in silenzio di fronte ai magistrati. L'avvocato Guidi ha commentato: «Ci riserviamo di richiedere ulteriori approfondimenti solo dopo aver esaminato il materiale probatorio raccolto dagli investigatori. Dopo le dichiarazioni rilasciate da da Silva a luglio, non ci è sembrato opportuno rispondere alle nuove domande degli inquirenti. Adesso attendiamo di sapere se sarà accolta la richiesta di incidente probatorio sui dispositivi elettronici del nostro assistito, in attesa dei risultati degli esami del DNA previsti per ottobre». Il riferimento è agli esami di laboratorio affidati al professor Emilio Giardina, esperto incaricato di estrarre il DNA dalla traccia biologica isolata sulla scena del crimine. Secondo quanto risulta, il materiale prelevato apparterrebbe a un soggetto maschile, ma la quantità sarebbe scarsa, insufficiente per una comparazione. L'atteso esame scientifico potrebbe rivelarsi deludente. Nel frattempo, come riportato, i difensori dell'indagato hanno richiesto un accertamento tecnico sui dispositivi elettronici di Luis. Hanno chiesto di estrarre ed esaminare tutti i dati contenuti nei suoi cellulari, computer e orologi. Gli accertamenti riguarderanno un telefono Samsung, un iPhone, 4 orologi digitali e 2 computer portatili, un Lenovo e un Acer. Il materiale, già in possesso degli inquirenti, sarà fondamentale per ricostruire con precisione i movimenti di Luis la sera in cui è avvenuto l'omicidio della povera Pierina. Allo stesso tempo, verranno analizzati messaggi, foto e video contenuti nei dispositivi, così come la cronologia della navigazione su internet, per stabilire se Luis abbia avuto contatti con qualcuno o abbia effettuato ricerche particolari prima dell'omicidio. L'arco temporale di maggiore interesse va dalle 22.07 alle 22.35 del 3 ottobre 2023. L'applicazione Salute, scaricata e utilizzata da da Silva, dovrebbe fornire informazioni sul numero di passi compiuti la sera dell'omicidio, un dato cruciale per determinare se sia uscito o se sia rimasto a casa. Inoltre, la Procura di Rimini ha richiesto che le analisi del materiale vengano estese al giorno dell'incidente che ha coinvolto il marito della sua amante. Giuliano Saponi, figlio di Pierina, era stato investito mentre andava al lavoro in bicicletta nel maggio 2023 e aveva subito un coma. L'obiettivo degli inquirenti è capire dove si trovasse il rivale in amore in quel giorno e se ci sia un collegamento tra l'incidente di Giuliano e l'omicidio di sua madre. Per i difensori di da Silva, si tratta di un accertamento superfluo. Gli avvocati avevano presentato al Tribunale del Riesame un'istanza di scarcerazione, argomentando che non ci fossero prove sufficienti contro Luis, ma la richiesta è stata respinta. Per la procura, infatti, l'assassino è lui. Sarebbe stato capace di uccidere senza lasciare tracce, grazie all'addestramento ricevuto durante il suo servizio militare e come miliziano in Senegal.